Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il senatore Luciano D'Alfonso ha illustrato quest'oggi il dossier riguardante l'estensione della copertura delle reti TEN-T sulla dorsale adriatico-ionica dal sud delle Marche ad Abruzzo e Molise. Il servizio di Paolo Renzetti. L'estensione della rete TNT sulla dorsale adriatica e dunque anche in Abruzzo è oggi una realtà grazie anche al lavoro portato avanti sin da lontano 2015 dalla giunta D'Alfonso. È stato lo stesso senatore abruzzese, oggi presidente della Commissione Finanze del Senato, a ricordare in conferenza stampa il lavoro portato avanti negli anni scorsi e che sembra aver dato i frutti sperati. Se non ci fosse stato Jakovčić, espressione del Partito Liberal Democratico, che si è messo a mediare tra i popolari, una famiglia amplissima all'interno della quale c'erano anche i contrarianti del nord, dei paesi frugali e i socialisti, non ci saremmo riusciti, poiché il 28 di ottobre del 2015 il voto fu favorevole a larga maggioranza grazie alla mediazione di Ivan Jakovčić, istriano, liberal democratico, appassionato di Euroregione Adriatico-Ionica, e spiegò che l'estendimento delle reti TEN-T sulla dorsale Adriatico-Ionica non era un raddoppiamento, non era una opera duale rispetto a quella del Tirreno che l'Italia aveva già, quindi non era uno spreco, perché era un'infrastrutturazione della macroregione che ha a che fare con l'acqua dell'Adriatico, dunque è un fatto nuovo che serve una popolazione di 25 milioni di persone potenziali che hanno a che fare con quest'area sul piano anche delle iniziative, dell'attività economica e della cittadinanza attiva. Su questa intuizione si determinò il voto favorevole. L'amministrazione comunale di San Giovanni Teatino ha illustrato le novità sul raddoppio del tracciato ferroviario Pescara-Roma nel tratto appunto di San Giovanni. È infatti arrivata la richiesta di integrazione del Ministero della Transizione Ecologica a Ferrovie dello Stato, accogliendo così le osservazioni e le esigenze del territorio. Vediamo. Sindaco, ci sono novità importanti per quanto riguarda il tracciato ferroviario che transita proprio nel territorio comunale di San Giovanni Teatino. C'è stato anche un pronunciamento del Ministero. Sì, c'è una bella novità, quella che il Ministero appunto si è pronunciato in modo negativo a questo progetto, e questo veramente per noi è una grande gioia, una grande risorsa per la città, perché bloccando questo progetto o modificando questo progetto si potrà o avere la realtà di oggi o addirittura migliorarlo e non peggiorarlo, come purtroppo con il progetto precedente veniva danneggiato completamente tutta la città di San Giovanni Teatino, ma in primis il centro cittadino. Quindi oggi si riapre una nuova fase, possiamo dire che un buon Natale per noi tutti, cittadini in primis, perché possono veramente respirare un'aria nuova. Come presidente del comitato No Ferrovia Sì Strada Parco, per noi è sicuramente una grande svolta. Il nostro comitato, costituitosi già da 5 anni, ha fatto numerose battaglie in tutti i livelli, a livello comunale ma soprattutto con la regione, perché questa ferrovia, così come progettata, questo blocco di questa strada del centro di Corso Italia al centro del nostro comune, e con questo sottopasso assolutamente assurdo, perché significherebbe fare un buco al centro della città, significa assolutamente dividere il comune di San Giovanni Teatino, San Buceto, in due parti. Quindi siamo assolutamente soddisfatti e a fianco all'amministrazione comunale porteremo comunque avanti questa battaglia. La grossa novità di oggi è che il MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, ha accolto queste nostre osservazioni, ha dato un grande rilievo, una grande importanza, invitando il tavolo tecnico che si sta occupando di questo raddoppio, che come ricordo è un raddoppio che è inserito all'interno del raddoppio Pescara-Roma, che oggi verrà realizzato tra Pescara e l'interporto di Manoppello, quindi ci siamo anche noi dentro. Il MITE ha ovviamente invitato questo tavolo a riaprire le procedure, dando particolare attenzione alle osservazioni che provengono dal comune di San Giovanni Teatino, e quindi di fatto noi ci ritroviamo sul tavolo del Ministero a poter riaprire, voglio dire, facendo valere le nostre ragioni in merito a quest'opera che noi riteniamo troppo impattante e che merita altri tipi di iniziative e di soluzioni.
Urne aperte da stamani alle 8 e lo rimarranno fino alle ore 20 per le elezioni provinciali di Pescara, Chieti e L'Aquila. I seggi si trovano all'interno dei rispettivi palazzi della provincia, presenti nei tre capoluoghi nei quali si vota. Per quella di Pescara sono in corsa il sindaco di Montesivano Ottavio De Martinis per il centrodestra e quello di Roccamorice Alessandro Dascagno per il centrosinistra. Chi vincerà prenderà il posto di Antonio Zaffiri. In provincia di Chieti c'è da avvicendare Mario Pupillo. La sfida è tra il sindaco di Vasto Francesco Menna per il centrosinistra e quello di Lanciano Filippo Paolini per il centrodestra. All'Aquila la competizione elettorale oppone il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e il primo cittadino di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio. Urne aperte anche a Teramo, ma in questo caso solo per il rinnovo del consiglio provinciale. Il presidente Diego Di Bonaventura resterà in carica per un altro anno. Sono chiamati al voto tutti i sindaci e tutti i consiglieri comunali dei comuni del rispettivo province. Cambiamo pagina. In Abruzzo continua a destare preoccupazione la variante Delta del SARS-CoV-2. Per fugare le paure legate al vaccino e fare luce su dubbi e perplessità sull'attuale situazione pandemica, abbiamo interpellato il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio. Serena Secondi. Dopo gli ultimi casi di contagio, in particolare il diffondersi anche in Abruzzo della variante Omicron, chiediamo al professor Stupia di sfatare in un certo senso quelle che sono le paure che dilagano ormai tra la popolazione che non fa parte del comitato scientifico. Sfatiamo anche questa vox populi secondo la quale le trombosi sarebbero direttamente dipendenti dai vaccini. No, allora assolutamente, i vaccini hanno un numero di effetti collaterali, in particolare questi vaccini che stiamo usando adesso, bassissimi, e il rischio di trombosi era associato esclusivamente a una certa categoria di persone con un certo tipo di vaccino, ma comunque sia il numero di casi avversi a qualsiasi tipo di vaccinazione è infinitamente minore al numero di morti da Covid, quindi parliamo da un lato di reazioni avverse che possono essere anche la febbre, un po' di malessere, dall'altro parliamo di centinaia di migliaia di morti in questo paese. Se noi dovessimo paragonarle, dovremmo aspettarci che, avendo vaccinato l'86% della popolazione, io dovrei avere 500.000 morti da vaccino, ma non ci sono neanche lontanamente, quindi non c'è proprio paragone tra il rischio di infettarsi e il rischio di vaccinarsi. Per essere più chiaro, i casi in cui si sono riscontrate delle trombosi in persone decedute con il Covid, non per il Covid, ma con il Covid. Cosa sta a significare? Mentre nel Covid, nei casi gravi, la famosa tempesta citochinica che provoca anche trombosi è un evento che ci si può aspettare, nei vaccini sono delle reazioni avverse rarissime che potremmo paragonare all'ipotesi che io andando in macchina ho un incidente stradale, ma non per questo non prendo la macchina tutti i giorni. Mi può capitare, ma non è che io esco di casa con la certezza di avere un rischio enorme di avere un incidente stradale. Può capitare, tutto qua. I casi di morte di Covid sono migliaia di volte superiori ai casi di complicanze da vaccino nella maniera più assoluta. L'associazione a tutela dei consumatori Codici, tra i vari servizi, mette a disposizione da oggi anche lo sportello Covid-19. Il progetto è stato illustrato questa mattina, vediamo. Oggi l'associazione Codici presenta questo nuovo servizio che mettete a disposizione dei vostri associati della cittadinanza, lo sportello Covid-19. Sì, diciamo che l'associazione di consumatori ed utenti Codici ha tra i propri obiettivi quello della tutela del diritto alla salute e quindi proprio per questo abbiamo deciso di creare lo sportello Covid-19 che si occuperà di tutti i casi di mala sanità e di disfunzioni legate al mancato funzionamento delle strutture sanitarie. In particolare lo sportello assisterà gratuitamente tutte quelle persone che hanno avuto un danno da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento del danno, cioè tutte quelle persone che erano ricoverate per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero nelle strutture ospedaliere o nell'RSA. Ci occuperemo anche dei danni collaterali, cioè quelli legati alla mancata assistenza sanitaria, al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o ai mancati ricoveri. E ad oggi lo sportello ha già ricevuto numerose
numerose denunce da parte di cittadini che erano ricoverati per altre patologie ed hanno poi contratto il Covid durante il ricovero. Naturalmente la pandemia ha messo in evidenza luci ed ombre del nostro sistema sanitario, evidenziando da un lato l'abnegazione, la professionalità, la competenza di medici, infermieri ed operatori sanitari e dall'altro le carenze delle strutture sanitarie dovute sia al mancato collegamento tra Stato e Regioni e sia alla miopia di un potere politico che ha trasformato dei luoghi di prevenzione e cura, quali ospedali e RSA, in luoghi di contagio. Quindi invitiamo tutti i cittadini che hanno avuto danni da Covid e che vogliono ottenere un risarcimento dei danni a rivolgersi al nostro ufficio qui a Pescara in via Carlo Alberto dalla Chiesa numero 15, che è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, chiamando il numero 085 77 211. A Chieti Alta da anni si soffre di problemi derivanti dalle poche aree di parcheggio. L'amministrazione Ferrara sta affrontando gradualmente il problema, intanto con nuovi posti auto gratuiti in centro. Vediamo il servizio. L'annoso problema dei parcheggi a Chieti verrà parzialmente risolto o perlomeno alleggerito con questa creazione di nuovi 35 posti per parcheggiare, strisce bianche, in una zona centrale di Chieti che è il quartiere Santa Maria. Come avete ideato questa svolta? Ma questo è stato un mio pallino sin dall'insediamento. Era questa zona e segnatamente quest'area era oggetto di un degrado ormai da tanti anni, con un distributore in disuso, chiuso, e un'area veramente degradata e abbandonata. E allora ho preteso dalla ditta che aveva in concessione, poi la concessione era scaduta, l'Italiana Petrolio, l'area che abbattesse e bonificasse il distributore e che quindi quest'area potesse essere poi riqualificata, e adesso siamo pronti per dare vita a nuovi 35 stalli in accordo con l'assessore Stefano Rispoli. Ci realizzeremo 35 nuovi stalli striscia bianca gratuiti, una parte destinati con il disco orario a favorire il commercio del centro storico cittadino e un'altra parte per i residenti che vorranno appunto sostare della zona appunto con il pagamento striscia, con il parcheggio striscia bianca. 35 nuovi posti auto a ridosso del centro storico sono un numero significativo. Come abbiamo detto, vogliamo risolvere questo problema annoso dei parcheggi sia con la creazione di nuovi microparcheggi sia con una soluzione strutturale di un mega parcheggio in centro storico che andremo a realizzare prossimamente. Stiamo parlando di 200 posti auto sotterranei grazie a un finanziamento vinto? Sì, proprio ieri era sul Sole 24 Ore un articolo dedicato per un progetto veramente molto innovativo che ha messo in campo la nostra amministrazione con il progetto della Via dei Conventi, qualità dell'abitare, stato finanziato per 15 milioni di euro, quindi un finanziamento molto significativo da parte del Ministero preposto e che hanno portato avanti i miei colleghi, l'assessore Rispoli, l'assessore Raimondi e il Presidente del Consiglio Febbo, che darà vita a una realizzazione di un parcheggio sotterraneo a Piazza Garibaldi di circa 200 nuovi posti auto e un parco urbano che riqualificherà l'intera zona. Rappresenta da 20 anni un appuntamento imperdibile per i piccoli degenti dell'ospedale di Pescara. Oggi al Santo Spirito si è tenuto il Babbo Natale del Carabiniere, curato da Adri Cesta. Vediamo. Carla Panzino, ormai da più di 20 anni c'è questo Babbo Natale del Carabiniere, ormai un appuntamento fisso. Eh beh sì, un appuntamento perché è lo storico Babbo Natale Carabiniere dell'ospedale. Siamo stati proprio i primi ad avere 19 anni fa col colonnello Carideo questa idea e ci teniamo a portarla avanti perché per noi è importante portare gioia e mostrare un'unione di territorio. Come tutti gli anni i carabinieri raccolgono fondi per i nostri progetti a favore dei bambini ospedalizzati e ci sembra opportuno essere qui in chirurgia pediatrica perché l'unica dell'Abruzzo, qui vengono tutti i bambini abruzzesi per gli interventi, per le patologie anche abbastanza gravi e quindi ci informeremo per vedere quello che possiamo fare come abbiamo sempre fatto. Una grande felicità poter stare insieme a persone che amano i bambini, che aiutano i bambini sia dentro l'ospedale che fuori, quindi un grande senso di solidarietà che è importante e ci auguriamo di avere sempre i nostri partner vicino per portare gioia, sorrisi, anche progetti molto importanti.
avanti all'interno dell'ospedale. Generale, è una bella iniziativa che si ripete ormai ogni anno, il Babbo Natale del Carabiniere, un modo davvero bello, importante di essere al fianco di chi soffre oggi. Sì, veramente davvero, davvero una bella iniziativa, per me è la prima volta, so che sono quasi 20 anni che si ripete, quando mi è stata offerta questa opportunità non ho esitato, è un modo diverso di essere vicino alla gente, di essere tra la gente, e in questo caso siamo vicino forse alla parte più bella della popolazione, in questo momento una parte, in questo caso, di bambini che sono un po' in difficoltà. È una grande gioia, un grande orgoglio poter donare a loro un sorriso e un momento di serenità. E di questo sono veramente contento. Oggi siamo, almeno personalmente, sono entrato in contatto con questa associazione, la sto conoscendo e fa veramente un lavoro molte volte non evidente, non appariscente, ma secondo me molto importante, e soprattutto un lavoro che dà veramente una mano alle persone che sono in difficoltà, in questo caso i bambini. Ha fatto tappa anche a Chieti il tour della Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sulle insidie dei social e suggerirne un uso corretto. Ancora una volta la Polizia scende in campo al fianco dei ragazzi con l'obiettivo di insegnare a gestire le insidie del web e in particolare dei social, il servizio. Un'iniziativa nazionale per sensibilizzare gli studenti a un utilizzo corretto dei social. Oggi fa tappa a Chieti questo tour che si intitola proprio Una vita da social, per insegnare agli alunni cosa? Sensibilizzare sull'uso corretto dei social, che ci offrono tantissime opportunità. È importante, pensiamo, se non avessimo avuto i social in questi ultimi 2 anni, come avremmo affrontato i problemi che il lockdown ci ha messo davanti, e quindi è necessario semplicemente conoscerli. È importante fare tanta attività di prevenzione, è importante incontrare gli studenti, incontrare i professori, incontrare i genitori per poter far conoscere quelle che sono le insidie. Quali sono le trappole maggiori in cui cadono questi ragazzi? Esclusivamente la non conoscenza, quindi la voglia di conoscere quello che la rete offre, e la non conoscenza invece dei rischi, quindi è importante far conoscere loro che ci sono delle trappole e soprattutto che ci sono tanti atteggiamenti che loro pongono in essere, credendo di porli in essere in modo goliardico, che in realtà invece costituiscono dei veri e propri reati. I dati sono preoccupanti, un minore su due è vittima di violenze e i numeri sono in continua crescita tra i giovanissimi. All'interno del camion itinerante, gli operatori della Polizia di Stato e delle comunicazioni hanno ricevuto a Chieti gli studenti degli istituti di istruzione superiore Pomiglio e Luigi di Savoia e quelli dell'istituto comprensivo di Bucchianico. Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della Polizia Postale e delle comunicazioni hanno incontrato oltre 2,5 milioni di studenti sia nelle piazze che nelle scuole di tutta Italia. Ed ora la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie C, la trasferta più complicata dell'anno per il Teramo, che domani alle 17:30 sarà sul campo della Reggiana per l'ultima del girone d'andata. Qualche dubbio ancora di formazione per il tecnico Guidi, con Trasciani che insidia Bellucci e Chiaramantenga che potrebbe prendere il posto di Rosso, ma quello che il tecnico vuole vedere è la reazione dopo le 4 sberle rimediate contro l'Ancona Materica. Il servizio di Agna Cantagalli. No, se no dobbiamo aggrapparci a San Berardo. Gara segnata già sulla carta per il Teramo contro la capolista reggiana, ma Teramo che deve assolutamente trovare una reazione sul campo a quella che è stata la brutta sconfitta contro l'Ancona Materica di domenica scorsa. Squadra che ritrova Zio Smanovic al rientro dalla squalifica, non ci sarà invece Soprano, anche lui squalificato, al pari di Guidi che dovrà scontare 2 giornate, quindi teoricamente, salvo ricorsi della società biancorossa, rientrerà in panchina solo ad anno nuovo per Siena Teramo. Ci sono vari dubbi su cui il tecnico biancorosso dovrà sciogliere nelle prossime ore, da capire appunto se sarà subito impiegato Bois, che torna effettivamente a disposizione. C'è un ballottaggio tra Trasciani e Bellucci in difesa, così come tra Viero e Fiorani a centrocampo, senza dimenticare poi la carta Chiaramateng provata in questi giorni, che potrebbe vincere il ballottaggio con Rosso. Quello che ho cercato di osservare, di allenare,
fare anche in preparazione di questa sfida è che noi cerchiamo e vogliamo tenere affrontare la partita con grande aggressività e con grande intensità. E quindi scenderanno in campo coloro che da questo punto di vista non possono, sono i più affidabili in questo senso. Ad ogni modo Guidi ha insistito sulla reazione dei suoi e ha anche puntato molto sul fatto che dopo una brutta sconfitta è arrivata proprio una prestazione diversa rispetto a dei brutti KO arrivati appunto per la squadra. È successo dopo l'Aquila Montevarchi, è successo dopo la Carrarese. Guidi si aspetta che accada la stessa cosa anche dopo la brutta sconfitta contro l'Ancona Metellica. E se un giocatore vuole ambire, essendo giovane, a qualcosa di diverso o più grande della Serie C, è chiaro che le motivazioni le devi trovare dentro di te, perché se poi giochi da presuntuoso oppure sai fare solamente la fase offensiva o solamente la fase difensiva, è chiaro che te non puoi ambire perché ha qualcosa di diverso e soprattutto rimani un giocatore piatto, con un giocatore che sa fare una cosa sola e che non migliora mai. Quindi se agli errori che analizziamo e vediamo ripetutamente e ci lavoriamo sul campo quotidianamente, se non recepisci molto probabilmente o sei chiuso mentalmente e quindi non puoi ambire a niente, e quindi le motivazioni devono venire per forza di cose anche dentro ogni singolo calciatore, che se dobbiamo perdere perdiamo perché sono bravi gli avversari e non perché noi non abbiamo fatto qualcosa. Io quello che cerco e quello che voglio vedere è una prova di orgoglio, di carattere della mia squadra. E se poi il risultato è per noi avverso, non dobbiamo avere rimpianti, ma è solamente per stringere la mano agli avversari perché sono stati più bravi di noi. Trasferta a Imola domani alle 17.30 per il Pescara. Non convocati Marilungo, Galano e lo squalificato Rizzo. Il tecnico Teri punta a dare continuità agli ultimi risultati per chiudere bene il 2021 e pianificare un 2022 con maggiori soddisfazioni. Servizio. Ultimi due impegni del 2021 per il Pescara con altrettante trasferte. Domani la prima ad Imola. Il tecnico Gaetano Auteri punta sulla continuità rispetto alle vittorie con Grosseto e Pistoiese. Chiamiamo Muscè, ad esempio, un giocatore che è tornato disponibile a pieno regime. E nell'ottica delle due gare qualcosina cambieremo, certo che sì, perché insomma credo che lo faranno tutti, alcuni ruoli ci saranno variazioni, ma da domani comunque credo che daremo continuità a quello che fino adesso abbiamo fatto, soprattutto nell'ultimo periodo. E allora Auteri dovrebbe ripartire dal trio di difesa di Grosseto e del secondo tempo con la Pistoiese, con Iannes, Ingrosso e Veroli, ballottaggio a destra con Cancellotti in vantaggio su Zappella, Diambo dovrebbe essere ancora preferito a Memusciai e poi Pompetti e Rasi. Davanti scalpita Rauti che prova a scalzare uno tra Dursi e Clemenza. Non convocati Marilungo, Galano, Radaelli e lo squalificato Rizzo. Di contro c'è una Imolese penalizzata di due punti e all'interno di una flessione che ha risucchiato una rivelazione della prima parte della stagione in piena zona play-out. Ma la flessione è solo quella di risultati, perché li ho visti, li abbiamo studiati, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra organizzata, poi conosco Fontana, è un allenatore che dà criteri alle proprie squadre, hanno anche un mix fra giovani e giocatori esperti, ma ripeto, tengono bene il campo, squadra che accetta il confronto, squadra che gioca a calcio, è un bel test impegnativo per noi e di conferma soprattutto. Al giro di boa Auteri butta uno sguardo all'indietro, ribadisce di aver chiuso forse troppo gli occhi su quello che ha visto negli allenamenti quando si è trattato di fare scelte che poi, a prescindere dai cambi di modulo, non hanno pagato. Cambiamenti, cambiando diverse volte formazione, ma questo è dipeso molte volte dal fatto che chi in alcuni periodi è stato scelto non sempre ha dato quello che era in grado di dare, quindi abbiamo avuto un po' di discontinuità, è quello che noi dobbiamo trovare, la continuità individuale dal punto di vista delle prestazioni e dell'espressione in campo. Poi quella di squadra più o meno l'abbiamo sempre avuta, a parte momenti in cui c'è stato un po' di nervosismo. Direzione di gara affidata a Rinaldi di Bassano del Grappa, che non ha precedenti col Delfino, un paio coi romagnoli, sconfitta a Ravenna un anno fa per 3-2 e vittoria sul Trestina in Serie D nel 2017.
Serie D tra poco per l'anticipo della 15ª giornata in campo Notaresco e Montegiorgio. Vediamo le formazioni attraverso la distinta. Notaresco con il 4-3-3, con il debutto al primo minuto per Esposito e il debutto assoluto del neoacquisto di Arrà. Sciba tra i pali, Bernardinelli e Friedrich i due terzini. Al centro della difesa Speranza e Gallo. I tre centrocampisti sono Bruno, Di Arrà e Pesce. Il tridente d'attacco con Valenti, Pampano ed Esposito. Va in panchina il centravanti Maio, con lui anche Mariani, Lopez, Petruzzi, Massarotti, Blando, Sorrini, Bana, Massetti e Dorato, altro neo acquisto tesserato ieri, va in panchina l'ex Matelica. Il tecnico è Massimo Epifani. Risponde il Montegiorgio di Di Mengo con Gagliardini, Duane e Montanaro, Misin, Puca e Perini, Perpepai, Rucci, Nardella, Zerbo e Santoro. In panchina vanno Forconesi, Donzelli, Omiccioli, Amici, Ballarini, Rigen, Albanesi, Mandolesi e Spagna. E ora andiamo a conoscere l'intero programma di questa 15ª giornata, partite le restanti che si giocheranno domani. Un derby tutto abruzzese caratterizza la 15ª giornata di andata di Serie D. All'Angelini il Chieti riceve il Pineto e la gara porta con sé spunti interessanti. Da una parte c'è un Chieti che va forte in trasferta, dove ha collezionato le sue 4 vittorie in campionato, 16 dei 18 punti in carniere. Dall'altro c'è un Pineto che non vince da ben 6 partite, troppo tempo per una squadra costruita per fare campionato di vertice. È proprio la squadra di Marco Pomante ad avere maggiore urgenza dei 3 punti, perché il divario dalle prime della classe è già troppo ampio. Il Chieti ha in parte rimesso a posto la classifica con i 7 punti nelle ultime 3 gare, ma la squadra ha voglia di trovare la prima gioia casalinga. Per i propri tifosi una vittoria peraltro consentirebbe l'aggancio proprio al Pineto. Chieti, che nelle ultime ore ha aggiunto alla rosa l'esterno sinistro Panteridis, svedese di origini greche, e che per domenica recupera Aquilanti e Chiacchia, uscendo dall'emergenza difesa. Settimana movimentata invece in casa Castelnuovo: prima il tonfo di Torrentino, poi la sfortunata gara casalinga col Fiuggi, nella quale la squadra di Di Fabio ha pareggiato una partita che avrebbe meritato di vincere. Quindi lo svincolo di 4 calciatori over: il bomber Ripa, l'esterno Bolo e i centrocampisti Marianeschi e Corticchia. Rebus formazione per il tecnico Guido Di Fabio in vista del match casalingo di domani contro la rivelazione Porto d'Ascoli. Difficile il recupero di Casimirri, mentre Cangemi è sicuramente fuori causa. Prova a cavalcare l'onda buona invece la Vastese, reduce da 2 successi consecutivi. Se quello con l'Alto Casertano era praticamente dovuto, il colpaccio è stato siglato a Fiuggi, un 1-4 in rimonta che ha galvanizzato l'ambiente. Dopo quello di Agnello, positivo l'innesto del difensore Allegra, che ha debuttato in terra laziale. Ora un test molto duro: all'Aragona arriva l'ex capolista Trastevere, Vastese a caccia del Tris dunque, lasciando da parte per un pomeriggio il problema stadio, che resta chiuso al pubblico, e le dinamiche di mercato, che vogliono la società ancora a caccia di un bomber che potrebbe essere proprio Ripa in uscita dal Castelnuovo. Interessa anche Corticchia. Situazione di classifica molto complessa per il Nereto, che cerca punti per sperare nella trasferta di domani a Vasto Girardi. La società vibratiana ha acquistato dal Castro Villari l'attaccante classe 2001 Andrea Marchionna e conta di chiudere per un difensore e un altro attaccante prima del gong del calciomercato. Tra i molisani di Prosperi, out per squalifica Secondo e Acunzo. È tutto per questa prima edizione del TG6. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.